Ciao a tutti, sono Alexander Dario, benvenuti su Battleborn. È la prima volta che avvio il gioco, sono andato ieri da Media World a comprarlo. Vabbè, qui sono solo i termini, accetta, 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 va bene. Sono andato ieri a prenderlo da Media World, visto che avevo ancora dei punti a disposizione della loro campagna promozionale, mettiamola così, e ho visto questo titolo, so che è appena uscito, e allora non ho resistito e l'ho Benvenuto a bordo, preso. Battleborn. Sono Nava, l'IA della Vabbè, chi nave. se ne Purtroppo frega. non c'è tempo per autoguidarti. So che Hai una questo missione. gioco è Seleziona realizzato da prologo per Gearbox, che l'istruzione. sono gli E stessi di ancora, Borderland, per benvenuto a Tony. intenderci. Spero tu lo muoia. È una sorta di MOBA tipo Overwatch, quindi è uno sparatutto a squadre, ma ha anche una campagna, single player. E questa credo sia il personaggio che dovremmo usare. Io parto subito con il prologo, perché sono molto curioso di vedere in cosa consiste questo giochino. Adesso ci metterà un po' magari a caricare, perché comunque lui si, vedete, si Vediamo di appoggia al aggiornare un server. po', eh? Ah, e questo è Allora, una il video volta, tantissimo introduttivo. Io lo tempo lascio fa, andare così la ce lo prima godiamo civiltà di assieme. tutto l'universo conosciuto incise un'idea nella pietra. E questo ovviamente perché era Aggiungo ragazzi importante. questa nota Mentre in lui fase di guardava editing perché ho visto la che ha fatto una fine, laggata pazzesca e secondo vi assicuro che la in game pietra questa non sarebbe c'era, giunto un tempo in cui quindi tutto sarebbe temo che sia scomparso. OBS a questo punto che Comparese mi fa laggare le destresse. registrazioni anche quando non L'oscurità laggano avrebbe divorato e i mi cieli. dispiace E molto di dopo anni e questo. anni di, diciamo, una serie interminabile di brutte giornate, sarebbe rimasta solo una stella. I più intraprendenti avrebbero raggiunto questa ultima stella, fuggendo dall'oscurità di un universo morente. Però questo raduno non avrebbe creato unità, ma guerra. Guerra tra esseri e civiltà. E guerra contro grandi nemici. I Varelsi e il traditore Rendain. Ma la pietra parla anche di speranza. Campioni sorti dalle ceneri del conflitto. Coloro che volevano preservare la luce. E qui entri in scena tu. Tra tutti questi eroi, tu radunerai una forza forgiata dal conflitto. Tu li guiderai e addestrerai. E grazie a te si potrà sperare nella luce. Questa forza saranno i Battleborn. E per te, comandante, combatteranno insieme o moriranno da soli. Se credi alle pietre, certo. E questo ci riporta alla stella. Va bene, mi sembra abbastanza simile come stile a quello che è un po' Borderland. E questo non me lo aspettavo, ma credevo fosse finito il trailer. Guarda il trailer, sì, vabbè, l'intro. Ma guarda te, si sono messi a fare un cartone animato. Ma io ragazzi ve lo lascio questo perché mi sembra fatto molto bene e sono molto curioso di vedere che cosa porta. No, ragazzi, questa è una citazione da Team Fortress 2. Questo mi ricorda troppo il grosso. E avete visto che l'altro personaggio gli ha sporto un cappello? Perché Team Fortress 2 praticamente è tutto basato sui cappelli e sugli item estetici. Fantastico. Save it. It's difficult when we're all apart.
Questo personaggio, ragazzi, è fighissimo, mi piace tantissimo. Sto intro è veramente pazzesco. Sono stati geniali a fare una cosa del genere. Così ci presentano un po' tutti gli eroi. È meraviglioso, meraviglioso. Guardate che stile, ragazzi, cioè a me sto personaggio piace tantissimo. Non so voi, fatemi sapere nei commenti se qual è il personaggio che vi piace di più, se già conoscete questo gioco o se non lo conoscevate. Fatemi sapere, insomma, cosa ne pensate di questo trailer, perché a me sta facendo impazzire. È eccezionale. Ok, direi che l'intro finalmente, cioè finalmente, per carità, era stupenda, è finita e questi siamo noi in partita. Forte e chiaro, Melka, benvenuta su Tempest, il cuore di ciò che resta dell'Imperium Generate. Lieto che ti sia unita a noi. Ti dovevo un favore e non rinuncerei mai a un'occasione. Sì, mi piace, graficamente mi piace, guardate lo sfondo che sembra anche qui disegnato, non è tridimensionale normale. È un misto, giocano sempre Gearbox con gli effetti grafici, un po' come in Borderland che era tutto in cel shading. Anche in questo caso mi sembra una grafica un po' fumettosa. Queste sono le abilità. Guardate che carina l'effetto elica di DNA, quindi mano a mano che andremo avanti determineremo un po' come viene creato il nostro personaggio. Allora, il punto di navigazione che ho inviato dovrebbero portarti direttamente. Ok, io adesso vedo di capire un attimino. Anche per me è un piacere. Ok, Melka. Con lo spazio come sempre si salta, con lo shift si corre. Ah, e tra l'altro me lo sta dicendo anche lui. Premi shift per scattare, va bene. Questo. Ah, ok. Schegge che potrei usare per attivare l'equipaggiamento o realizzare oggetti ai nodi di costruzione. Ok, quindi bisogna che durante le nostre escursioni troviamo lungo la mappa questi oggettini, perché mi sa che saranno comodi. Io... è quello che... Vuoi superare la porta? Ok, quindi lo devo rompere. Basta che gli sparo. Sì, ok, basta che gli sparo. Va bene.
Allora, distruggiamo sto coso. Per il momento tutto molto tranquillo. Anche le esplosioni sono molto fumettose, se avete notato. Mi piace, mi piace, anche se... non lo so, c'è qualcosa in queste pavimentazioni così lucide che un po' mi dà fastidio. Capisco la grafica fumettosa, ma alcune di questi effetti un po' mi turba. Non me lo fa sembrare meno realistico, mettiamo così. Non che questo possa essere considerato realistico come gioco, però vabbè, queste sono piccole note mie, cioè gusto personale. Fatemi sapere anche voi cosa ne pensate. Io qua raccolgo un pochino tutti sti cristalli. E questo è un checkpoint. La fregatura è che il nostro contratto con il sto vecchietto maledetto è un po' un un po' un gufo, da quello che mi sembra di capire. Qua ci sono dei dipinti. Ah, possiamo interagire con... Ah, sono dei terminali che ci fanno ascoltare delle storie, penso. Sì, infatti, è così. Vabbè, chi se ne... adesso non vorrei dilungarmi troppo, anzi, direi di chiudere qui questo primo video. Io continuerò naturalmente questa missione, ma ve la porterò divisa in due, quindi... farò un video successivo a questo con il proseguimento della missione. Direi che per questa... sono Superman! Ecco. Vabbè, scherzavo. Ci vediamo la prossima volta. Ciao ciao, ecco che arrivano gli stronzi. Che sciatteria!